ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi sono qui per fare un unboxing. Questa volta, come potete vedere dal pacchetto, sarà un altro unboxing di Cozy Corner Candles. Questo è il mio ultimo pacchetto da rappresentante, anche se il mio codice sconto non è più valido perché in realtà il periodo prova è tra virgolette finito a maggio, ma comunque queste sono le ultime candele che Clarissa doveva mandarmi e solo adesso riesco ad averle, quindi sicuramente vi lascerò gli Instagram dei suoi nuovi wrap giù nell'info box in modo da poter avere comunque il 10% di sconto. E direi di iniziare subito ad aprire queste candele perché penso siano quelle che attendevo di più come release di Clarissa, perché me ne aveva parlato non appena è iniziato il periodo da rappresentante e io ho dovuto assolutamente aspettare per prenderle. Tan tan tan, apriamo, oddio, già profuma e io non ce la posso fare. Si è attaccato, ok. Tan tan, ed ecco qui il pacchetto, come potete vedere. Tan. Ce ne sono una, due e tre! E la targhetta che ho ora in mano. La targhetta, come sempre, dice by Clarissa for Sara, Cozy Corner Candle. Tristezza infinita che non sei più rap, ma happiness overload che comunque non ti perderò. La mia reviewer preferita. Oh, amore, Clarissa, sei dolcissima. Io, lo sai già, apprezzo tantissimo i tuoi prodotti. Essere una rappresentante per te è stato meraviglioso e comunque non mi perderai mai perché sono una grandissima supporter dei tuoi prodotti e li continuerò a comprare perché li adoro profondamente. Ora passiamo alla mia ultima review, cioè ultima da rappresentante, perché let's face it, non sarà mai l'ultima, io sono dipendente da questa roba. E oh mio Dio, ok, iniziamo con questa. Come sempre sono impacchettate benissimo le candele di Clarissa, quindi non dovete aver paura che si rovinino. Non mi è mai successo che si siano rovinate perché l'imballaggio, appunto, come potete vedere, è veramente tanto, il che mostra tutto l'amore che Clarissa mette nei suoi prodotti. Da poco ha anche superato le 1000 vendite e sono orgogliosissima di lei perché veramente si vede tutto il lavoro che ci mette e ogni nuova release è più bella della prima, quindi sono felicissima per Clarissa. E se stai vedendo questo video, I'm a proud mama, Clary, quindi non vado a vedere qual è. Oddio, ho già visto e vabbè, io non ce la posso fare. Ovviamente è una delle candele della release per Aquafas ed è Rainbow Volaris. Questa è una candela della linea Court of Dreams e profuma di soft peach, caramel e creamy vanilla. E io non sono pronta. Dentro è viola e ora... Oh mio Dio! No, raga! Voi lo state capendo? La vaniglia, il caramello... Si sente tutto tantissimo, io sono l'estasi. Ragazzi, oh mio Dio, questa è la meraviglia. Ora mi sembra davvero di stare proprio a camminare per le stradine di Velaris con l'Inner Circle e non lo so, io amo profondamente. Questo sta riportando a galla tutti i feels di Akumaf. Oh mio Dio, è meraviglioso, ragazzi. Questa è una candela che non potete assolutamente perdervi. Poi vogliamo parlare della meravigliosità che è questo adesivo, questo label. Appena me l'ha fatto vedere Clarissa, io sono rimasta subito innamorata sia di questa, cioè in realtà di tutte, però della linea di su Aquafas, meravigliose. Oddio, vabbè. Questa è l'altra candela ed è ispirata alla release di Legendary, quindi c'era la candela Legendary, ma io ho preso Reverie Scarlet, che è meravigliosa. Ho adorato il fatto che sul label c'è proprio il vestito di Scarlet, perché nel primo libro il vestito è abbastanza centrale, quindi mi piaceva tantissimo, ed è della linea Carol, il profumo di White Rum, Coconut Milk e Vanilla Pods. Questo mi interessava tantissimo perché era una linea molto ispirata, non ispirata, ma come profumi aveva anche ispirazione delle alcol particolari, quindi questa qua al rum bianco mi ispirava tantissimo. Oh mio Dio, il colore è meraviglioso, puntualizziamo. Oh mio Dio, ed è anche buonissima e si sente un sacco sia il cocco che il rum. Vabbè ragazzi, questo è the next level. Non so come fa Clarissa a pensare a questi accostamenti di essenze, perché io non sarei mai arrivata ad accostare il rum con il cocco. Ma ci sta da Dio, sembra una pigna colada, io adoro. Così ora sembra alcolizzata, però in realtà è semplicemente il fatto che ha un profumo meraviglioso, io
Vabbè, la dipendenza, queste candele sono droga, quindi adoro anche questa tantissimo. Ragazzi, non potete capire, oh mio Dio, assolutamente non ho ancora letto Legendary, ma è nella mia wishlist, devo solo comprarlo. E quando lo leggerò, brucerò assolutamente la candela di Scarlet, perché è meravigliosa. Mi ricorda tanto anche le atmosfere un pochino di un circo o comunque magiche e misteriose, proprio come essenza, che è un qualcosa assurdo perché è proprio quello che il libro è riuscito a trasmettermi. Quindi ancora round of applause per Clarissa, perché io non so come fa, ma è come se riuscisse ogni volta di cui fare un libro e o un personaggio e versarlo sotto formato di candela, perché le sue abbinazioni sono spot on. Io non riuscirei a fare di meglio e assolutamente le adoro. Ormai ho provato candele di vari negozi, devo dire, non tantissimi, però ho avuto modo di provarne un paio e quelle di Clarissa rimangono le migliori. Ma ora passiamo all'ultima candela. Tan tan! Ed ecco qui per voi l'ultima candela, e forse quella che secondo me diventerà la mia preferita in assoluto, perché è Breathtaking Night Court, sempre della linea di Prithian, quindi ispirata ad Aquafas, e questa dovrebbe profumare di lavanda, cedarwood e silky vanilla, quindi c'è la lavanda e c'è la vaniglia. Io dovrei proprio essere estasiata, quindi non vedo l'ora di aprirla. Vedete prima quel colore? È blu, è bellissima! E vabbè, raga, oddio, io non penso di farcela. Questa candela è un qualcosa di divino. No, no, va bene. Posso per favore avere questa essenza sotto formato di profumo, bagno doccia, di bath bomb perché voglio farmi un bagno rilassante, di crema per il corpo perché io ne ho assolutamente bisogno, questo è il profumo che voglio avere io tutti i giorni. Oh mio Dio ragazzi, è un qualcosa di meraviglioso, penso che questa sia la mia candela in assoluto preferita, nella top 3 sicuramente, insieme a quella di Jude di The Cruel Prince ed insieme a quella di Irene di Tower of Dawn, che comunque è la lavanda, you guessed it. Quindi oh mio Dio, questa penso sia la mia preferita in assoluto, la adoro letteralmente, non solo per l'adesivo che è meraviglioso, ovviamente ci sono i close up, ma io lo adoro perché l'attenzione dei dettagli che c'è stata per la creazione di questa immagine, ma come anche quella di Velaris, ve l'ho detto, su queste due secondo me sono veramente meravigliose, sono degli adesivi veramente bellissimi, e quindi queste sono tutte e due le release in onore di Aquafas, e questa qui è una delle due release in onore di Legendary, e io le adoro letteralmente, sono la mia cosa preferita in assoluto. Ogni volta che torno a casa c'è un pacchetto di Clarissa ad aspettarmi, è una gioia assoluta, io non vedo l'ora di spacchettarlo, ed è una tortura aspettare il giorno dopo che ci sia della luce decente, ma le candele non deludono mai, io le adoro profondamente. Ebbene sì ragazzi, questo è tutto anche per il video unboxing di oggi, io spero che vi sia piaciuto, come sempre vi lascio giù nell'info box il link dell'Etsy di Clarissa, che comunque ha sempre delle offerte super speciali e meravigliose, quindi direi di andare a controllare anche il suo Instagram dove vi comunica tutti i codici sconto, e in più vi lascio i nomi appunto dei nuovi rappresentanti in modo da poter avere il 10% di sconto usando i loro codici, perché un piccolo sconto fa sempre comodo e in questo modo potrete averle scontate. E niente, sono meravigliose, io le adoro come sempre, non ci sono altre candele che raccomando più di queste, ma sappiate che io la adoro, Clarissa è una ragazza fantastica, i suoi prodotti sono veramente di alta qualità e super meravigliosi. E niente, il video finisce qui, io spero che vi sia piaciuto, in caso lasciatemi un bel mi piace, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale, fatemi sapere se vi interesserebbe prima o poi un video collezione delle bookish candles che ho, perché non lo so, ultimamente le accumulo sempre di più e sono diventate veramente tantissime, quindi in caso scrivetemelo giù nei commenti. E sì, il video finisce qui, noi ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi!